I mega manifesti sono anonimi, ma in molti sono pronti a scommettere che dietro ci sia lo zampino di Gianluca Festa, già in corsa per la conquista di Palazzo di Città. Sui 6x3 campeggiano le foto di Nicola Mancino, Enzo De Luca, Ciriaco De Mita, versione vintage, Giuseppe De Mita, Lello De Stefano, Maurizio Petrarca e Rosetta D'Amelio. Il riferimento è al tavolo di centrosinistra riunitosi presso la sede del PD per mettere in piedi una coalizione ed individuare un candidato sindaco. Era stato lo stesso Festa a definire il fronte di Via Tagliamento come quello della conservazione. Nel manifesto la pizza servita da Mancino è un chiaro riferimento a Nello Pizza, candidato per il centro-sinistra alle ultime amministrative. Cosa stanno preparando i commensali per questa tornata elettorale? Il candidato sarà deciso entro la settimana, probabile che abbia il volto di Luca Cipriano. A Gianluca Festa e all'accusa di far parte del passato risponde Rosetta D'Amelio. Mi fa piacere di scoprire che Gianluca è un innovatore e gli faccio un in bocca al lupo, però io che ricordo è da quando è nato che sta in politica, quindi voglio dire forse più di ci sta da più tempo di quanto ci sto io, che ho molti anni in più. Il tavolo di centrosinistra si è riunito, però pare che non ci sia alternativa a Cipriano. Si va in quella direzione come scelta del candidato sindaco? Ma molti parlano ma dimenticano che il PD ha circoli, ha punti di riferimento. Io so che i circoli si sono visti, ero al Vinitaly, non so che cosa hanno detto, ma io credo che bisogna che decidano naturalmente i circoli, la segreteria provinciale e sicuramente si farà la scelta migliore per la città di Avellino. Io voglio un nome che sia il più gradito possibile, non solo dal Partito Democratico, ma a tutti quelli che vogliono fare la coalizione. Non mi innamoro delle tessere del partito, l'importante è che sia una persona di centro-sinistra e che creda davvero nel centro-sinistra.